Sono Rocco Castiglia, sono nato in un piccolo paese della provincia di Matera chiamato Tricarico nel 1929. Quindi, quando è arrivato qua in Venezuela? Sono arrivato qui in Venezuela al finale del 55, a novembre del 55 per dire esattamente, in questo mese diciamo compio 51 anni, però mi trovo qua per sbaglio, per volontà dei miei genitori, perché stavo fidanzato con una ragazza e loro non stavano d'accordo. E allora fecero di tutto, attraverso un fratello, Silvio, che stava qui in Venezuela, un fotografo, e fecero di tutto per convincermi di venire qua. Venne qua, mi feci convincere, perché uno è giovane e succede che si fa convincere facile di ciò che non sarebbe successo se avesse l'età di adesso, no? Quindi venne qua e a mio fratello non lo trovai. Perché? La prima cosa, perché lui, siccome ebbe, diciamo, dei problemi con la moglie, perché la moglie scoprì che lui aveva un amante, allora dovettero partire così all'improvviso in Italia, di maniera che quando io partivo dall'Italia e venivo qui, lui partiva di qua per andarsene in Italia. E quindi non siamo mi siete incrociati per male. Però non mi siete. Quindi sono arrivato qua. E raccontaci gli inizi, quando sei arrivato qua, quindi che hai fatto? Ho trovato alcune persone che mi hanno aiutato, diciamo. E al principio ho vissuto nella calle Reale di Quebrada Honda. Sì, più o meno, di fronte a Sarria, sì. E ho conosciuto, diciamo, e ho lavorato la prima falegnameria, perché io sono falegname, diciamo. Dopo, mentre io lavoravo da falegname in Italia, ho studiato musica, quello è un'altra cosa. Diciamo, i primi anni ho lavorato in Sarria e dopo, poco a poco, sono andato conoscendo gente, eccetera. Diciamo, e ho preso anche la via della musica, diciamo, mi sono associato con alcuni, per farlo breve, no? Con alcuni abruzzesi. Uno chiamato Roberto, il quale abbiamo formato il primo gruppo musicale chiamato Luna Rossa, che io feci pure l'atrillo, pittai, diciamo, perché mi sono dedicato alla pittura. Avete fatto qualche disco? No. Abbiamo suonato, diciamo, a quell'epoca nelle feste, diciamo, nei locali, abbiamo suonato nella pizzeria della Maria, voi altri due non vi ricordate, qua c'era una calle Sant'Anna, c'era la pizzeria da Maria e abbiamo suonato là, noi l'abbiamo inaugurato noi la pizzeria da Maria a quell'epoca. Quindi siamo per gli anni degli anni 60. Quindi da allora non sei mai tornato in Italia, ma non hai un po' di nostalgia? Beh, non sono più tornato per questioni familiari. Dopo io ho tutti i fratellastri. Quando io nacqui, i fratelli, diciamo, sono 5 maschi e 2 femmine, dei quali in casa c'era solamente uno maschio e 2 femmine che hanno vissuto, diciamo, che io, mentre sono nato, mi sono cresciuto in mezzo a loro. Però gli altri stavano tutti nei paesi d'intorno. Ricordo un particolare che quando venivano a visitarci, e venivano con i figli, allora io ero piccolino, 7-8 anni, e venivano gli altri che avevano 11-12 anni, che erano i miei nipoti, e mi chiamavano zio, una cosa curiosa, no? Perché i fratellastri, perché il matrimonio entro mio padre e mia madre, ambi avevano figli, mio padre 7, mia madre 2, dei quali una visse con noi,
mi ha tenuto sempre a prezzo, cioè mi ha cresciuto lei, si può dire, chiamata Antonietta. L'altra fu ricoverata in un ospedale, questione mentale, io non l'ho mai conosciuta, diciamo, non ho mai vissuto in casa. E allora, diciamo... Ma non hai un po' di nostalgia dell'Italia, niente? No, no, ripeto, la tua vita come no, alcune volte mi viene in mente, però siccome ho avuto gli ultimi tempi, diciamo, alcuni disgusti, allora la nostalgia praticamente... Se andassi adesso non mi conosce nessuno, e sono tu? Un forestiero là. Sì. Che ricordi del tuo paese? Beh, il paese uno ricorda perché è nato lì. Ricordo per esempio quando passò Mussolini, che io lo vidi vicino, da ragazzino mi mise in mezzo, lui passava e lo fecero. Si ricorda la data esatta quando passò? Beh, esattamente la data, no. L'anno più o meno. Beh sì, attorno prima della guerra, cioè molto prima della guerra. L'anno 35 più o meno passò da Tricarico, esatto, sì, che veniva da Taranto e andava a Napoli per via, perché passava la strada, che era costretto a passare di là. Quindi arriva qua in Venezuela, non trova nessuno ad accoglierla, e come vive? Che inizia a fare? Ho trovato delle persone che al principio mi hanno aiutato praticamente. Quindi ha detto, ha fatto il mi hanno detto di lavorare là perché dai, abruzzesi specialmente, quasi sempre abruzzesi ho incontrato io qua in Venezuela che mi hanno aiutato, diciamo. Raccontaci della tua vena artistica. So che lei è musicista, pittore, scrittore, poi arriviamo. Beh, scrittore è stata una cosa, diciamo, gli ultimi tempi, però scrittore per dire. Chissà, mi sono ispirato veramente a scrivere quei raccontini con tre ragazzine di Santa Monica che ci davo classe, le uniche tre che mi erano rimaste in quel... Raccontaci la storia di quando era professore di musica. Quindi come ha iniziato a fare? Beh, lezioni di musica, diciamo, perché noi suonavamo, vennero le feste, i matrimoni, il club, per esempio noi inauguriamo il club a Monte Bianco, il Monte Bianco a Cunchito, dopo la polizia, sì. Bene, abbiamo suonato là fissi sabato, domenica, per vari anni, diciamo. Però a parte quello facevamo feste, matrimoni, eccetera, ecco. Quindi adesso per andare in classe, le classi sono cominciate dopo, diciamo, molto tempo dopo, la decada del 70 più o meno. Non ricordo esattamente, insomma, chissà un paio d'anni prima, 68-70, quegli anni lì, ho cominciato a dare classi di musica. Insomma, in quel periodo stava abbastanza bene, anche economicamente, vero? Sì, 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 sì. I problemi quando sono iniziati? I problemi sono... Perché il problema di Rocco Castiglia è che adesso attualmente non ha assolutamente mezzi di sussistenza, non ha aiuto né dal governo venezuelano perché è italiano, sì, straniero. Sì, 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 sono e come mai non si rivolge allo Stato italiano? Tutte non ha mai pensato di andare. Tutte le volte che io sono stato, diciamo, al consolato, non ho mai trovato, diciamo, quella cosa che aspetta, vai, vieni, però non ho mai. Cioè, ho perso la fiducia dopo. Cioè, non ha fiducia nelle istituzioni italiane. No, non è che non ho fiducia, io non ho trovato, diciamo, un aiuto, diciamo, una risposta in certi casi, diciamo, così. Allora mi sono rassegnato qualche, però no, non per interesse, diciamo, per ottenere benefici, esatto. Io quella cosa non ci ho mai pensato, perché per me essere italiano, essere venezuelano, essere alemano per me è uguale, l'essere umano per me
diciamo, non c'è differenza la nazionalità, io sto contro quella cosa del nazionalismo. Sì. Però purtroppo se non riceve aiuto dallo Stato italiano per X ragioni, lo Stato venezuelano non può aiutarla perché non è venezuelano, quindi l'unico modo è farsi venezuelano, non crede? Sì, però ripeto, dopo io non sono capace di stare, diciamo, in ozio. Io sono, non so, sono nato il giorno dopo di Simón Bolívar. Lui è nato il 24 luglio, io sono nato il 25, sarà per quella ragione che io devo stare sempre attivo. Ancora adesso lavora? Sì, lavoro quello che posso. Per me, per esempio, tutti questi mezzi tecnici, la tecnologia, la nuova tecnologia, il video, quello del video, questi sono stati, diciamo, quelli che mi hanno tolto il lavoro a me. Allora i ragazzini oggigiorno giocano con queste cose, cioè, e le madri, io penso che le madri hanno più la colpa perché si sono dimenticati, cioè non capiscono che il gioco dei video lo fa diventare automatici ai ragazzi, quello non lo dico solamente io, l'ha detto anche un grande psicologo giapponese, da dove viene tutta quella tecnologia, visto che questo ripercute non solamente quando è ragazzi, anche da adulti, diciamo, essere automatico, quello fa diventare un robot, una persona che ragiona, pensa poco. No, ha perfettamente ragione, però purtroppo questa è la nostra società e adesso vediamo. Allora, ci stanno un gruppo di italiani che hanno scoperto la sua storia e hanno deciso di pubblicare un suo libro. Queste storie che lei ha scritto, no? Historietas. Sì, sì, bene, sì, io l'ho scritto così, no, con la cosa di pubblicare, perché non mi sono mai considerato uno scrittore. Io però è un modo per aiutarlo. La cultura mia, io ho fatto fino al quinto grado della primaria. Vabbè, non significa quindi, niente. Non pretendo essere uno scrittore, diciamo. Io scrivevo quelle cose perché i ragazzini mi ispiravano, erano tre ragazzine, 8, 9, 10, più o meno. E ho scritto quelle cose là, no? Con l'idea di un libro. Adesso, ripeto, grazie a voi altri che mi avete dato l'idea, mi avete trattato di aiutarmi, beh, sia benvenuta la cosa e mi sento, diciamo, doveroso verso voi altri, diciamo, per quello che, diciamo, trattate di fare. Beh, chi ha letto i racconti dice che sono dei racconti molto belli, sensibili, umani. Beh, ognuno li apprezzerà a modo suo, sì. Io ho trattato bene. Beh, hanno tutti, diciamo, una morale. La tendenza mia, sì, sempre sulla questione morale, sì, sempre su quello. Chissà, uno da una maniera, uno dall'altra, però sempre là finisce, diciamo, perché io ci tengo alla questione della morale. No? Ripeto, quando cominciai la musica fu che, cioè, cominciai a dare classi, che fu un ragazzino, non ricordo esattamente dove fu, esattamente non ricordo dove ho cominciato a dare classe, però è stato dalla metà del 70 più o meno, che ho cominciato e dopo ho avuto bastante, perché una volta mi si, diciamo, scrisse un mosaico, un canzoniere di canzoni di Natale. E allora riunì canzoni internazionali di qua, cioè si tradusse le canzoni di qua, di olio, come si dice qua, venezuelane, con quelli di tutto il mondo, di grandi autori del passato, no? E loro fece questo canzoniere fu gravato, diciamo, in un cassetto, no? Quindi esiste... in un salone di Macaraquai, dove io ho
7-8 anni continuo dalle classi. E allora la prima settimana, prima o la seconda settimana di dicembre, facevamo quello che si chiamava, avevamo nominato noi Festival Juvenil. E allora passavamo, ci riunivamo tutte le famiglie, i zii, i nonni, era piacevole. Per stare diciamo, insieme. Esatto, passare quella serata dove i ragazzini suonavano quello che potevano, si sbagliavano, quindi era diciamo, una forma di unirci tutti quanti e sentire quella cosa agradabile che espressano i ragazzini quando... Quindi, per concludere, ha parlato di Natale, siamo quasi a Natale, Natale del 2006, tra meno di un mese. Si ricorda qualche Natale passato in Italia, i primi anni della sua vita? Beh, Natale... In Italia c'era il freddo, la neve, qua c'è il sole. Beh, quello che io facevo veramente durante il Natale in Italia... La famiglia mia era povera, diciamo, non abbiamo mai fatto il presepio, non abbiamo fatto, ripeto, però quello che a me, quando faceva freddo, che c'era la neve, io passavo il tempo, morto di freddo, facendo, ammucchiavo la neve, dopo scolpivo per me, diciamo, da ragazzino com'era, e facevo monumento, beh, quello che consideravo io con la mentalità da ragazzino. Ho avuto sempre quella cosa per la scultura, il disegno, diciamo, ecco. Per esempio, passavo il tempo e mi congelavano le dita nelle stanze, perché all'epoca non c'era la calefazione come oggi, no? Disegnando la testa di Mussolini, perché a quell'epoca c'era Mussolini che... E allora disegnando, dopo mia madre, quando uscivo fuori dalla stanza con quelle mani che le dita non le potevo muovere, prendevo un panno caldo e mi riscaldavo. Diciamo che quelle cose che ricordo, che me la passavo disegnando, sì, perché quella era la cosa che io facevo senza che nessuno mi avesse detto fai questo, fai l'altro, diciamo, lo sentivo. E la musica. Ricordo una volta da ragazzino che raccolse un gruppo di ragazzine, di vicine di casa, allora li mise in fila con un pezzo di canna in bocca, una cannuccia, una cosa così, e io dirigevo, facevo, quello si ricorda, c'è la tendenza alla musica, no? Che allora avevo fatto l'orchestra, io dirigevo là. Quelle cose diciamo che... In conclusione, proprio per concludere, se le offrissero un viaggio in Italia, ci andrebbe? A fare che? A visitare chi? A visitare l'Italia, a visitare il suo paese. Sì, beh, chissà, sì, ci andrebbe, perché se ci vogliono molti soldi, io non ci ho mai cambiato il fondo per quello, perché io non... Non c'ho i soldi e non ci ho mai pensato a quello, però logico, per conoscere le cose nuove dell'Italia ci andrei, sì, perché sempre la patria dove uno è nato, diciamo, anche se io considero, come ho detto prima, considero il Venezuela o Francia o quello che sia, diciamo, il mondo, non dovremmo creare questo nazionalismo, diciamo, che è un fanatismo, io lo chiamo stupido, diciamo, perché crea molti conflitti nel mondo. Quello che penso io praticamente.